si apriva a lui con tutti e cinque i sensi. Se lo godeva con gli occhi, lo annusava, pendeva dalle sue labbra. Lui non smetteva mai di parlare e lei amava le sue parole che aumentavano il suo desiderio. Le poesie che conosceva a memoria si fondevano con le parole del suo piacere, con il linguaggio erotico che usava mentre facevano l'amore. Quando stava per arrivare il piacere, lui rallentava i movimenti. Lei protestava e diceva: è una tortura. Ma più tardi capì e imparò a non assecondare in fretta l'ultimo spasmo, quello che ti lascia senza fiato. Imparò con lui a stringere tra le gambe quel piacere pulsante come un cuore e a farlo durare finché avrebbe resistito. Benvenuti alla Maleducation. Questa sera parliamo di orgasmo e di posizioni dell'amore. Benvenuti alla Maleducation, un posto dove si può parlare di sesso in maniera libera, disinibita, molto consapevole, dove scopriamo le varie possibilità che la sessualità offre attraverso le esperienze di tutte le amiche che sono presenti, degli amici che ci raggiungeranno tra poco qui in studio, ma anche attraverso le vostre di esperienze che state lasciando sul nostro sito, nello spazio della Bacheca dei Pensieri Stupendi, www.lamaleducation.la7d.it, ma anche attraverso Facebook, Twitter, quindi tutti insieme parliamo liberamente di sesso. Allora, questa è una puntata un po' particolare perché di solito noi chiacchieriamo a prescindere dal genere, dall'uomo, dalla donna o in questo caso dalla transessualità che è rappresentata qui da due amiche. Perché in questa puntata vogliamo parlare dell'orgasmo, del piacere che ognuno prova, quindi naturalmente la differenza tra uomo e donna, tra donna e donna, tra trans uomo e donna diventa fondamentale. Partiamo con Ambra, perché Ambra è una delle persone fortunate che in ogni condizione o situazione lei riesce a trovare il suo piacere. Chiedo scusa perché è venuto fuori suscitando un anche l'invidia di molte. Infatti chiedo scusa perché ho creato, credo, il panico in questo studio. No, il fatto sì è che mi sono dilettata in tutti questi anni a provare a sperimentare e scoprire un sacco di cose. Ci sono mille tipi di orgasmo diversi e che possono cambiare anche col cambiamento del corpo. Cioè tu sei riuscita a provarli tutti? Guarda, se tutti sono clitorideo, si può dire clitorideo vaginale. Certo. Ah, ok, clitorideo vaginale. Così si chiamano le cose, noi le chiamiamo con il loro nome. Esatto, che hanno un loro nome, sì. Quindi tu porti in dote ogni esperienza, bene. Se da una parte abbiamo Ambra che porta in dote tutto, dall'altra abbiamo per esempio Maya, che invece sei ancora alla ricerca di questo. Sì. Del mitico sì. Piacere femminile. Sì, io l'ho raggiunto credo una volta, due e basta. Non so se non l'ho mai raggiunto o se solo non conosco tante varietà. Forse spero di scoprire oggi tramite voi di capire. Cioè non riesci a trovarlo perché forse ti concentri troppo e quindi automaticamente ti inibisci? Io ho sentito parlare prima delle ragazze che dicono: no, io quando vengo urlo, ma io urlo come una matta, eppure dopo cioè posso urlare veramente tutto il mondo insieme, però non vuol dire che vengo, perché dopo quando lui ha fatto io rimango sempre insoddisfatta, cioè ho ancora voglia di continuare, cioè, quindi non tu ho fingi? Finito. Fingi. No, non vengo, io dico sinceramente perché
di solito lo chiedono. Ah, quindi la tua esternazione? Sei venuta, io come sono fatta io, mi chiamo anche la bocca della verità, io dico no, non sono venuta, mi è piaciuto da morire, mi è piaciuto veramente tanto, ma non sono venuta. La prossima volta ci riproviamo. E urli perché secondo te, per sentito dire, no, il fatto no, di esternare vocalmente può aiutarti a... Il piacere la provo tantissimo piacere, che mi porta anche a volte a urlare fortemente. Ma magari lo ha multiplo e non lo sa. Cioè si ripete tante volte e quindi pensi che non lo sia, ma in verità è un orgasmo ripetuto. Infatti non ho mai escluso questo, che io non mi rendo conto di averlo e invece ce l'ho, ma a me sembra di non averlo. Sono rare, ma ci sono donne multiorgasmiche. Ma nemmeno da sola? No, da sola nemmeno. Io mi tocco molto da sola, ma veramente spesso, però non... No. Ma anche lì non... Insomma, io mi immagino la mai che dice, e anche oggi... Credo però che siano tante le donne che o ancora lo devono cercare, scoprire, oppure che l'hanno trovato ma un po' più avanti con l'età. Per esempio, Teresa, l'orgasmo... L'ho raggiunto in un secondo momento della mia vita, anche per rincuorare Maya, lo dico, nel senso che io fino a un certo punto non sapevo che cosa fosse l'orgasmo, probabilmente ero convinta che fosse quella cosa lì. Quanti anni? Dopo i 20 anni, 23, 24 anni, quindi avevo avuto delle precedenti relazioni che tutto sommato secondo me erano andate anche abbastanza bene, insomma c'era abbastanza intesa. E forse il fatto che io fossi così cervellotica, cerebrale, che mi aspettassi sempre qualcosa di stratosferico, ha bloccato, cioè non do la colpa, la responsabilità ai miei compagni di allora, probabilmente ero anch'io molto trattenuta e molto bloccata. Quando poi finalmente ho incontrato la persona con la quale sto ancora adesso, che è una persona passionale, carnale, tutt'altro che cervellotica, un romano simpatico ruspante, e lì finalmente sono riuscita a capire che quella roba lì era l'orgasmo, è qualcosa di non soltanto mentale ma anche di molto fisico. Bene, invece Dorota, sì? Tu hai il piacere? Sì. Sì, presente. Allora io dopo tanta auto-osservazione ho capito che il mio orgasmo deriva dal clitoride, si è sviluppato col tempo, quindi voglio dire a Maya che magari non si deve scoraggiare, che devi provare. Vabbè, perché io ho 30 deriva anni, anche dalla non testa. Sembra, ma... Perché quanti anni hai Maya? 30? 30 anni, cioè, sì, non è che sono giovane. Non solo, anche bisogna usare la testa. E, insomma, dopo tanti anni devo dire che ho ora un orgasmo anche molto rumoroso e anche ho capito che avere orgasmo è molto meglio quando uno vive magari in una villa in campagna. Anziché questa è la sezione dell'orgasmo geografico. Lo provo in villa, sì. In monolocale. No. E infatti io ora abito in città e quindi ho un po' difficoltà a esprimermi perché... Per il rumore? Per il rumore, sì. Perché, perché mi è successo che il mio vicino di casa una volta mi ha lasciato un bigliettino dove ha scritto... E se lei dovesse avere un orgasmo così rumoroso, per favore sia un pochino più discreta perché la mia moglie mi mette in imbarazzo. E che cosa voleva dire? Io lo chiedo. Cioè la moglie lo mette in imbarazzo o tu metti in imbarazzo lui con la moglie? E la moglie li mette in imbarazzo perché non so che richieste gli fa, perché sente queste cose che arrivano. Dice, vorrei essere come lei. Puoi farmi fare le stesse cose che fa lei di là? Ma il fatto di urlare, anche per te, di vocalizzare molto l'orgasmo è una cosa che... Ma anche per dare un po' di soddisfazione a lui, ha lavorato. Alessandra, invece tu l'hai scoperto tardissimo il tuo orgasmo. Un tipo di orgasmo l'ho scoperto tardi. Quale? Quello anale, l'ho scoperto molto tardi. Mentre vaginale clitorideo? Li provavo, li avevo, senza alcun particolare tipo di problema. Con un mio compagno in particolare mi ha fatto questa richiesta e ho provato.
non è immediato, perché comunque è doloroso all'inizio. E adesso posso dirti che preferisco l'uno agli altri. L'ultimo agli altri? Sì. Perché? Assolutamente sì. È più intenso rispetto sia... A livello fisico o c'è una connessione cerebrale? A livello fisico, nel mio caso è a livello fisico, non c'è nulla di cerebrale, in questo sono piuttosto semplice. Serena? Sicuramente li ho provati, almeno due su tre. Due quali? Escludendo quello anale, quindi vaginale e clitorideo. Clitorideo è da masturbazione, perché è più esterno. Privata o col tuo lui? Privata. Capita molto molto raramente anche col partner in alcune posizioni. Nel rapporto invece con l'uomo è più, l'orgasmo è più vaginale, perché c'è una penetrazione più profonda, c'è un rapporto. Ma al di là di questo, io sono della scuola dell'inutilità dell'orgasmo. Una scuola frequentata da poche alunne, soprattutto non quelle della maleducazione. Perché per me è il hai provocato lo stesso stupore di Maya. Sì, perché il piacere è un piacere complessivo che prescinde l'orgasmo, è una sensazione che parte dal cervello e che comunque include tutto il corpo, le sensazioni dal calore, il rilassamento dei muscoli, al piacere di essere toccata, di essere usata, di regalare piacere, che prescinde dall'orgasmo, quindi ci può essere, non ci può essere, c'è anche frequentemente, ma quindi io sono molto soddisfatta. Cerebrale perché sono comunque soddisfatta dal piacere regalato al mio partner, al mio marito. Allora, Alberto Moravia, l'uomo che guarda, citazione: mia moglie e io ci amiamo ancora come i primi giorni di matrimonio, anzi, probabilmente di più. E questo amore raddoppiato di frenesia sessuale non durerà per sempre, semplicemente. Lei cerca di approfittare dell'amore fisico finché c'è, come si cerca di approfittare di una giornata di sole poco prima dell'inverno. Ma in questa sua avidità sessuale io vedo anche un'inconscia aspirazione alla maternità. L'idea di un istinto materno in continuo agguato mi è confermata dal fatto che mia moglie, quando riceve il mio orgasmo nella bocca, non si libera del seme sputandolo, ma lo inghiotte con avidità simbolica e compiuta, come se in quel momento la sua bocca sostituisse il viscere che presiede al concepimento. Volevo sentire sul rapporto, l'orgasmo in coppia, Julia e poi Stefania. Per me l'orgasmo è l'appagamento totale del rapporto. Io sono molto mentale, quindi qualsiasi cosa, dalla fantasia fino all'orgasmo, tutto parte dalla testa. Però è essenziale, è liberatorio, è il culmine del rapporto. Stefania, nel tuo rapporto di coppia, che posto ha il tuo piacere, il tuo orgasmo? Ma non mi pongo proprio il problema, nel senso che l'orgasmo dovrebbe far parte comunque dell'azione sessuale e della sessualità. Quindi non dovrebbe essere slegato. Diciamo, dall'atto. L'hai mai provato? Non ricordo. No, non puoi non ricordartelo. Non me lo ricordo. Nel senso che non sai se l'hai provato oppure non me lo vuoi dire? Non lo ricordo, forse sì. Però non è essenziale per me. Vorrei sentire Elvira, perché assolutamente disinibita nel raccontarsi. Orgasmo per te vicino di casa? No, ma voglio dire, se no uno sta a casa fa altro, cioè se devi uscire con un uomo è per, se ci fai l'amore, poi puoi uscire anche per andare a prendere un drink, ma se ci esci e ci fai l'amore ci deve essere un finale travolgente. Cioè, ma gli uomini ci capiscono qualcosa? Beh, molto per sentito dire loro, molto per sentito dire, non è che tutti gli uomini capiscono quando una donna veramente viene. Io lo faccio capire perché rimango un po' impalata. Quindi questi uomini sanno darci piacere oppure no? Questa è la domanda. Alcuni sì. Alcuni sì, altri? Non hanno proprio capito come funziona. Come no. funziona? Allora, no. Gli uomini no. Ci hanno capito qualcosa dell'orgasmo femminile, abbiamo interrogato Gabriele Lavia. Come è noto dal mito, le donne provano molto più piacere dell'uomo. E se volete vi racconto il famoso mito. Dunque, come è noto, Giove era un grande seduttore e quindi
metteva le corna, tradiva molto spesso Giunone, la quale era gelosissima di Giove. Bene, allora un giorno Giunone, in una ennesima lite di gelosia verso il suo coniuge Giove, deve avere varcato i limiti, per cui Giove, sì, va bene, è vero, io vado con tutte le ninfe, io ti ho messo le corna con queste, con quella e con quell'altra e con quell'altra, però tanto voi donne godete molto più degli uomini. Ma non è assolutamente vero, disse Giunone. Dice sì, no, sì, no, tu godi di più, tu di meno, tu di più, io meno, tu qui. Dice va bene, chiamiamo uno che queste cose le sa, l'indovino Tiresia, perché Tiresia, secondo il mito, fu uomo e poi anche donna. E siccome divenne una grande prostituta famosa in tutto l'Oriente, sapeva bene come andavano le cose. E Tiresia fu chiamato e arrivò. Gli posero la domanda. O Tiresia, tu che vedi le cose e sai tutto, prova più piacere un uomo o una donna? E Tiresia, cieco, rispose: se dividiamo in 10 parti il piacere, 3 volte 3 saranno per la donna e una sola parte di 10 per l'uomo. E i miti greci nascondono una profonda verità, per cui tutto sommato essere donna ha nella nostra cultura alcuni handicap, ma ne ha altri vantaggi. La donna gode di più, secondo il mito di Gabriele Lavi, non lo so, lo chiediamo alla sezione maschile della Maleducazione, questa sera composta da Tyler, Giorgio, Consuelo e Roberto. Tyler. Gabriele Lavi diceva, se raccontava il mito di Tiresia, se dobbiamo fare i conti su 10, 3 volte 3 gode la donna e una sola parte rimane all'uomo. Quindi di fatto la donna ha tutto il piacere, l'uomo solo una piccola parte. Per me no, per me gode anche l'uomo. E, dipende molto da quello che fa la donna. E, nel senso che se la donna si dona e c'è, e invece che partecipa, invece che ricevere, dona anche gran parte di se stessa, secondo me gode anche l'uomo, insomma. Una domanda per tutti gli uomini, così cominciate a pensarci. Raggiungete sempre l'orgasmo? Sì. Sì, la risposta è sì. No, no. Consuelo? No, non sempre. Raramente può succedermi di non raggiungere l'orgasmo. E cosa te lo fa spegnere? E allora, cosa si intende per orgasmo, anzitutto, maschile? Perché il problema è che noi partiamo da quando siamo piccolini e facciamo esperienza di questa cosa che esce fuori, quindi diventa una cosa meccanica, e poi piano piano nel prosieguo cerchiamo almeno di rendere meno meccanico il momento proprio del raggiungimento del piacere. E per quanto mi riguarda, non sempre, non necessariamente alla fine, perché per orgasmo poi cosa si intende alla fine per l'uomo? Si tratta poi della parte finale, cioè dell'eiaculazione. Il problema è che noi dobbiamo recuperare, non intendo noi maschietti, dobbiamo recuperare tutto quello che c'è prima. Perché cioè? C'è tutto un insieme di un piacere, un crescendo, uno studio, cosa che Lavia chiaramente individua in maniera molto acuta. Però lui ne fa una questione numerica, io ne faccio una questione qualitativa, cioè l'orgasmo femminile può essere comparato a qualcosa di più completo, di più maturo. Coinvolgente forse. Per la donna, per se stessa, cioè riesce a farci i conti prima di noi maschi. Noi maschi penso che per parecchi anni, e forse alcuni di noi tutta la vita, continuano a considerarlo l'eiaculazione. E questo purtroppo è un grosso handicap sul quale poi molti di noi devono lavorare. Roberto?
Sono in parte d'accordo con lui nel momento in cui dice che non è l'orgasmo maschile è qualcosa che andrebbe maggiormente esplorato, perché non è riferito esclusivamente sicuramente all'eiaculazione, perché uno dovrebbe imparare a conoscersi, a capire quali sensazioni prova e come è coinvolto in questa situazione. Però sicuramente per l'uomo, diciamo, è molto più meccanico. Per te com'è? Tu raggiungi sempre l'orgasmo? Sì. Sì, se per orgasmo si intende quello, sì, assolutamente. E, sicuramente ci sono volte in cui a quello si aggiungono un'altra serie di emozioni, di sensazioni che lo rendono più intenso, e a volte rimane qualcosa di più meccanico. Sensoriali, cerebrali, fantasiose. Però tecnicamente, per questa è la grande differenza, tecnicamente voi probabilmente... Parte Consuelo, sì, tecnicamente che... siamo meno misteriosi, insomma, sì, è più evidente. È più facile il rapporto con l'orgasmo in una coppia di uomini, è più facile rispetto al rapporto uomo-donna? Ho brevissima esperienza eterosessuale della mia vita, diciamo. L'hai avuta? Sì, non come purtroppo. No, non sono di quelli che vengono definiti purissimi, no? Cioè, nel senso che sperimentando da ragazzino, insomma... Proprio non ti piaceva. No, forse in parte anche quello, il fatto che non riuscissi bene a capire come funzionava l'altro. Invece nel caso del sesso tra due uomini è molto più semplice, perché è evidente. E certo. Quindi ti rendi, conosci meglio il tuo corpo, conosci meglio in parte anche il corpo della persona che è con te. Insomma, ci sono meno dubbi, ecco. Sì, è meno misterioso. E tu sei alla ricerca del tuo piacere non solo legato alla manifestazione fisica dell'eiaculazione, ma anche... No, a un'esplorazione sicuramente sì, però inevitabilmente poi per orgasmo maschile si intende quello, e quindi uno lo riduce. È ovvio che sì, ciò che viene per arricchire va bene. E Giorgio? Tra l'altro Giorgio, lo devo dire, questa sera c'è Giorgio e c'è la figlia di Giorgio. Quindi questo vuol dire che avete un rapporto molto libero e che la sessualità non è un tabù a casa vostra? Assolutamente, però devo anche stare molto attento a quello che dico. Io so per la semplificazione. Purtroppo io, caro Consuelo, se in quel momento, che già c'ho tanta attenzione, devo pure stare a recuperare cose vecchie, ma certo, guarda, veramente, io vengo e basta, te lo dico proprio con tutta la bellezza del... Ti è mai capitato invece di non raggiungere il piacere? A me no. Cioè, a me no, nel senso che magari la seconda volta di farla durare lungo, ancora, certo, di più, ma nel senso, sì, è successo qualche volta che la seconda volta, quando è successo un po' di anni fa, la terza, diciamo, un po' di tempo fa, praticamente non finisci non venendo. Ecco, forse in quel caso ha ragione. Esatto, forse in quel caso ha ragione lui. Ma è una questione mentale, di passione o idraulica? Lo posso dire, idraulica, no? Sì. Guarda, hai fatto una domanda seriamente, perché poi ripensando a quei momenti, che forse questa è la cosa che mi interessa, ripensando a quei momenti in cui tu ormai chiaramente hai superato l'eccitazione e quindi puoi trattenerti a prescindere dal fatto che tu riesca a venire, beh, in quel momento ha ragione lui, forse, nel senso che devi avere veramente, tu ti devi appellare per mantenere il rapporto a tante altre cose che in quel momento la donna ti... perché non è più meccanica. Sai, a quel punto, se tu non riesci più, cioè sai che comunque puoi andare avanti teoricamente senza venire, allora lì devi cominciare a vedere qualcosa. E scopri delle cose diverse da te, di te? Scopri delle cose diverse? Sì, assolutamente sì. Perché lì vai avanti, come dice lui giustamente, o lo fai meccanicamente, la sarebbe molto triste, perché poi sai che non ti puoi fermare. Invece quel momento, se lo continui a fare non pensando al fatto, secondo me in quel momento sicuramente apprezzi anche altre cose. Invece gli uomini capiscono come procurare piacere a una donna? Quali sono i dubbi che avete, se ne avete? Tyler? Ma, ce li hai dei dubbi? Non ce li hai? Ma al momento no. Cioè, al momento, non, nel senso che penso che poi ogni uomo ha la sua esperienza, certo, e si crea un po' il suo percorso quando sta lì con una donna. Per esempio, per me sono fondamentali i preliminari, per me è fondamentale il massaggio, il tocco, l'ascolto. Per me il piacere non è solo il venire, ma è anche il sentire il mio corpo sul suo, e sentire proprio il contatto fisico e renderlo più lungo possibile. Ridurre il piacere al momento dell'eiaculazione lo trovo estremamente riduttivo.
E quindi nella mia esperienza personale grossi dubbi non ce li ho, nel senso, quando stai lì poi ogni donna è un mondo a sé, ogni corpo è un mondo a sé, e quindi è difficile. Non hai dubbi? Questa è la domanda, credo. Forse interpreto il pensiero di tutte, correggetemi se sbaglio. Avete idea di cosa fare, come gestire? Avete qualche preoccupazione oppure fate? Ma io penso che uno fa e poi se c'è qualche problema l'altro te lo dice. Qui apriamo un altro discorso. Allora, sulle parole di Tyler vorrei sentire una grande donna, Concita De Gregorio. Il sesso e la nascita, l'amore e la morte sono le cose della vita. Se ne parla poco e quando se ne parla male. Dire il nome delle cose, trovare le parole per dirlo, è proprio una cosa, diciamo, fondativa dell'evento stesso. Quindi parlare dell'orgasmo, parlare del sesso, parlare della morte, parlare della nascita, parlare della malattia, della vecchiaia, cioè parlare delle cose della vita che riguardano tutti. Non c'è niente di più democratico di questo, perché tutti una volta nella vita nascono, quasi tutti fanno sesso, diciamo, è proprio molto raro che non accada, in alcune comunità, diciamo, di nicchia non accade, ma perlomeno conoscono il sesso, e tutti muoiono. Quindi tutti sono esperti di queste materie nella loro vita privata, però tutti hanno anche l'esperienza della difficoltà del dirlo, del nominarlo, con parole che corrispondano alla verità, alla realtà dell'esperienza vissuta. E farlo, cioè trovare le parole per dirlo, aiuta a viverlo. Non tanto chi lo nomina, ma chi ascolta. Poi l'orgasmo, il sesso e la morte sono in alcune lingue persino sinonimi, no? E quindi sono un'esperienza, diciamo, di perdita del controllo, in un caso volontaria, in un altro caso non volontaria, ma inevitabile, quindi di perdita del dominio razionale su di sé, che è un incontro con un ambito dell'essere umano, che è quello, diciamo, fortemente emotivo, che la nostra cultura reprime, perché considera l'emotività la sorella minore della razionalità, no? Il tema della consapevolezza del piacere è insieme un tema molto personale, molto privato, ma che misura anche lo stato di salute di una collettività, cioè la capacità di nominare la luce e l'ombra che c'è intorno a un argomento come questo. Lo stato di salute della collettività passa attraverso la consapevolezza, e visto che il sesso fa parte della nostra vita, direi che siete nel posto giusto. Ci vediamo tra pochissimo qui alla Maleducazione per parlare delle posizioni dell'amore che aiutano, inibiscono, esaltano il nostro piacere, il nostro orgasmo. Bentornati alla Maleducation, puntata questa dedicata all'orgasmo, al piacere, alla differenza che c'è sostanziale tra uomo e donna, come lo raggiungono, dove lo trovano, se si capiscono, sempre in maniera molto garbata, come ci piace fare in questo posto dove si parla di sesso liberamente. Lo facciamo anche con voi sul nostro sito web www.lamaleducation.la7d.it, la bacheca dei pensieri stupendi, Facebook, Twitter, un posto dove non si litiga, ma ci si confronta civilmente per allargare le nostre vedute. Abbiamo parlato con le donne sul loro orgasmo, chi lo prova, chi non lo prova, dove lo provano, come. Abbiamo parlato con gli uomini e adesso invece vorrei parlare con Chicca e con Simona, che portano in dote il sesso nella transessualità, quindi tutto, giusto? Chicca, partiamo con te. Non conosci l'orgasmo trans? No! No! Cioè, no, qua a sentire tutti veramente, cioè, invidio questi, tutti questi orgasmi meravigliosi.
Ma l'orgasmo trans parte dalla punta dei capelli? No, cioè, non è assolutamente, per me è un orgasmo assolutamente come può essere quello di Giorgio, vero? Quindi, da che parte, tra virgolette, da che parte ti senti più vicina? Dalla parte più femminile o dalla parte più maschile? Io sicuramente sul maschile, assolutamente, per me è anche molto meccanico. Quindi per non te è troppo, non penso troppo all'orgasmo, vengo in un attimo quando voglio, due minuti, ma no, nel senso, se voglio poi, cioè, posso gestirlo benissimo come voglio. Diciamo che per me l'orgasmo è iniziato quando ero molto piccola, avevo 10 anni, strusciandomi davanti alla televisione in salotto. Per me a carponi, quella, così, quando stai sul tappeto. Sì, brava, una cosa così, e da lì sentivo un piacere che poi ho scoperto poi col tempo che era orgasmo, che era l'orgasmo, insomma, ecco. E adesso per me è una cosa assolutamente non troppo complicata, per facile. Me, per cui sì, facilissima. Ma il tuo è, che tipo di orgasmo provi? Un orgasmo maschile. Completamente maschile? Sì, per me assolutamente sì. Cioè io proprio me la godo, cioè quando vengo sto lì anche veramente quei 20 secondi, che bello, ma proprio mi sfogo, sì sono un po' maschile sotto questo profilo, mi sfogo, per me è uno sfogo l'orgasmo. Ma attivamente o passivamente, quale preferisci? Cosa vuol dire passivamente? Nel senso quando tu sei attiva, perché tu sei sia attiva che passiva. Sì, certo. Ma ed è proprio la risoluzione del cerchio completo, è perfetto. No, vabbè, sì. Beh, diciamo che preferisco, nelle penetrazioni non mi piace molto raggiungere l'orgasmo, sia quando lo ricevo non mi piace avere un orgasmo, è raro, a meno che sia proprio top la persona che ho davanti, se no preferisco poi dopo, magari insieme a lui, a raggiungere l'orgasmo insieme. E invece quando sei attiva? Quando sono attiva sono una pazza furiosa. Ti spaventeresti veramente a vedere. No, anch'io ogni tanto mi stupisco quando mi guardo allo specchio da attiva, perché sinceramente... Quindi sei molto femminile, ma il tuo piacere è maschile? Sì, sì, sì. Completamente? Per me sì, assolutamente. E invece per la Simo? Per me è un po' diversa la situazione, in quanto, vabbè, il mio orgasmo è un orgasmo maschile sicuramente, però quando è provocato da masturbazione, quando sono sola comunque, che perché nei rapporti che ho sempre avuto, mi è capitato solo un mese fa di provare a pieno la mia transessualità, cioè vivere la mia sessualità al 100% da transessuale. Quindi... Cioè prima com'era? Ma nella maggior parte dei rapporti ho sempre trovato comunque uomini che venivano con me esclusivamente per un rapporto anale, o che non mi è mai capitato che comunque mi toccassero in mezzo alle gambe, o che, cioè, ho sempre fatto rapporti con questo perizoma e spostavano e facevano. Sono sempre stata vissuta sotto il punto di vista sessuale proprio come una donna. Una donna, certo, naturalmente, anche per te... col pene, sapendo, vabbè, che certo. Però comunque il mio corpo è sempre stato utilizzato proprio in forma femminile. Quindi per esempio Alessandra prima parlava del suo orgasmo che è prettamente anale, ed è una cosa che la... Esatto, che, l'orgasmo anale... Che in qualche modo le piace di più rispetto agli altri. Capisco molto bene quello che dice Chicca, a differenza delle altre ragazze che parlano di un lato mentale che... non riesco che a capire, non è affatto mio, non riesco a capire appieno. Capisco invece quello che ha appena detto Chicca, è un atto veramente fisico, è uno sfogo. Sì, è uno sfogo, sì. Però, quindi vicino... è più simile a lei, quindi allora, donna... Allora sì, dal rapporto anale, sì sì sì, su quello c'è orgasmo, però ecco, non mi è mai capitato comunque di vivere appieno la mia sessualità da transessuale con degli uomini, a parte una piccola esperienza qualche mese attiva. Fa. E com'è stata? No, passiva io. Passiva. Sì, no, in quell'esperienza sì, attiva per la prima volta, è stato molto imbarazzante perché sono molto passiva, ci sono donne al 100%, cioè, infatti la mia prospettiva comunque... è quella di un intervento, sì, di un adeguamento completo. E questa scoperta?
È stata molto strana, mi è piaciuta molto però, quindi è una cosa che spero di andare avanti a ripetere, vediamo. Perché in quell'occasione sì e prima no? Perché comunque, ti ripeto, la maggior parte, tutti i ragazzi che comunque con cui sono stata non mi hanno mai vissuta, si vede, proprio da trans al 100%, non erano uomini che avevano... E tu non l'hai chiesto però? No, no, io no, non l'ho mai chiesto, però non erano uomini che comunque avevano attrazione nei confronti del pene, nonostante sapevano che di fronte a loro c'era una ragazza transessuale, cioè... E quella volta, quell'occasione specifica, cosa... è stata molto strana, non sapevo neanch'io, dai prova, lasciati andare, c'è anche il fatto, sì, molto rigida anche... Cioè, quando comunque mi fanno una masturbazione orale, cioè sono rimasta molto rigida. Era una cosa molto strana per me, nonostante ho sempre vissuto appunto come una donna al 100%, anche su certi aspetti. A me questo imbarazzo di Simona, vi giuro, mi dà una sensazione di dolcezza infinita. Posso? La zia. Davvero, la zia, la nonna. L'imbarazzo di Simona a me dà mi regala una sensazione di dolcezza infinita, perché... Il fatto di... Però sai, cioè, comunque sono molto giovane, ho 24 anni, quindi... Sono ancora in una fase, cioè, che sto aspettando, non è che ti dico, sono partita a fare questo tipo di percorso e sì, mi opererò al 100%, no. Appunto, ti ripeto, questa esperienza che ho vissuto, quindi da vivere al 100% l'atto sessuale da trans, mi è piaciuta alla fine. Ti è piaciuta? È stata faticosa lasciarmi andare, però alla fine sono arrivata. Un orgasmo diverso è stato? No, è orgasmo uguale a come quando mi masturbo. Quindi il piacere è medesimo? Sì, medesimo. Maschile, scoperto quello, una cosa sì. Nuova. Chicca voleva dire una piccola cosa, poi vorrei sentire invece Roberto. No, era solo, è veramente questione di età e questione di crescita, perché io ero peggio di lei alla sua età. Infatti, cioè, io a 18-19 anni ero già pronte le carte per operarmi, assolutamente donna. Non mi devi toccare. A 18 anni pronta, però ecco, aspetto. Cioè, solamente che poi dopo, grazie al cielo, non ci sono solo gli sfigati che ti spostano la mutandina, ma ci sono anche quelli che sanno usare il tuo corpo, grazie a Dio. E su questo credo che tu sia molto donna in questo. Roberto, il fatto di essere attivo e passivo per te ha differenza oppure no? No, questa cosa del sesso tra uomini con dei ruoli prestabiliti, un po' riferito al sesso eterosessuale come modalità, è un po' una leggenda metropolitana. Credo nel sesso omosessuale in genere, credo riguardi anche le donne. E, nella maggior parte dei casi non è così, c'è molta fluidità. In più, vorrei essere abbastanza specifico, nel sesso omosessuale non sempre la penetrazione ha un valore così centrale, no? al rapporto. A volte fai sesso anche senza. E quindi... Sesso orale, tutto quant'altro, masturbazione. Giochi, eccetera. Giochi, divertimento. Maia, volevi fare una domanda che ti ho visto con la mano tirata su. Volevo capire se... Dimmi, cara. Perché Maia è alla scoperta del suo. Ma guarda, vediamo se posso accontentarla. Sì, è una domanda molto semplice. Se vi faccio scoprire l'orgasmo. Appunto, io volevo capire, da Simona ho capito che tu non hai mai fatto sesso con donna. Niente. Mai, no. Tu invece, cioè, sì, lo fate? Sì, mi è capitato. È sì, non la vado a cercare, ma se capita, magari in gruppo. Butta via. Non si butta via niente. No, adesso detta così. No, detta così è brutta. Perché volevo capire se c'è una differenza tra... nell'orgasmo vostro, tra fare sesso con un uomo o con una donna? No, beh, sicuramente a me un orgasmo piace raggiungerlo con un uomo, questo sicuramente. Con una donna... Con un uomo non da, sono attratta da dalle donne. Ecco, brava. Per gioco, sì, perché non sono attratta fisicamente da una donna. Poi se capita, ecco, poi è brutto anche dire se capita, perché sembra che sia proprio una cosa... Diciamo che non lo vai a cercare, ma se non ci fosse cercare, l'occasione è una cosa tipo stuzzicare. Però carina, lo fai. Deve essere bella e anche molto affettuosa, perché io amo veramente la sfera femminile, la adoro veramente. L'affettuosità. Sì, tanto. Allora, Erika Rosio, dal libro L'uomo sbagliato. L'uomo trovò ancora il punto dove le difese di lei si abbassavano e la donna ricominciò a sospirare più forte. Lui intensificò i colpi che divennero sempre più forti e profondi.
Lei si sentiva morire. Quando faceva l'amore diventava acqua, una cascata scrosciante, impetuosa e inarrestabile. Il cuore in gola e il respiro che manca. I sussulti di tutti e due e finalmente lui si rilassò. Lei anche, e lasciò il suo corpo, vinta. Ripresero a respirare intorno al mondo. Quindi è un orgasmo protratto e continuo con un amante perfetto. Le posizioni, quando si fa sesso, hanno una valenza specifica? C'è la posizione che preferite, quella sicura, tramite la quale riuscite a raggiungere l'orgasmo? Mentre voi ci pensate, ci guardiamo questo piccolo frammento di Amici miei. Mi fa male la schiena solo a guardarlo questo filmato. Le vostre posizioni preferite, cosa cambia nella posizione rispetto all'orgasmo, al piacere, quella che vi piace meno, quella che vi piace di più in assoluto? Partiamo da Vanessa. Sopra, candela. Sopra, candela, tipo cavallerizza. Potrei venire in 30 secondi, anche ripetutamente. Ricomincio, mi concentro, dolore alla spina dorsale, cervelletto. Ricomincio. Ovviamente lui deve avere un po' di prestanza fisica, deve sapere. Tu te lo prendi o hai bisogno che lui ti ascolti per arrivare al tuo piacere? No, deve essere per tutte e due comunque il gioco. Cioè, mi piace che lui mi porta. Per questo poi vengo ripetutamente, perché comunque mi ci porta. Anche la posizione. Anche la posizione. E lo stare sopra e sapere che lui mi guarda, che vede come io mi muovo, il classico movimento del capello, ecco. Quindi la posizione da sopra aiuta questo tuo lato esibizionista. Sì, perché ovviamente porto una serie di... una parte intima un po' particolare, quindi dei reggiseni un po' particolari, quindi hanno ganci in ferro, bottoncini in 3 secondi... scoppia tutto, quindi già solo il fatto che io sono sopra e lui si diverte con me, allora quello già mi stima. E invece quella che non ti piace proprio? L'anale. Non ci riesco come pratica. Proprio. Come pratica. E invece come anche posizione? Oddio, sì, come posizione mi piace, sì, sicuramente. Quindi posizione a carponi, ma non anale, perché quella non ti... Ci ho provato tante volte e niente. Quella che proprio non ti piace di posizione, dici guarda questa mi intristisce. Non ce n'è una in particolare che mi... Forse il troppo Kama Sutra. Perché ho incontrato ragazzi, ma gamba sopra, metti sotto, mano. Oddio mio, cioè, veramente ti ridadi. Forse quello è troppo. Clotilde? Il mondo è bello perché è vario, invece differentemente, certo. Visto che negli anni ho capito i vari orgasmi, ringrazio il cielo anche io come Ambra, usufruisco di tutti e tre i piaceri, cioè li ho scoperti negli anni, ovvio, non è che, come ho detto l'altra volta, l'orgasmo anale l'ho raggiunto a 18 anni, ho fatto tutto un percorso in cui un po' ti scopri da sola, un po' scopri il corpo della donna, scopri il corpo dell'uomo, spieghi all'uomo come è fatta la donna non lo devi spiegare, ovvio l'uomo... Lo deve saper fare, ma lo puoi pure condurre. La tua posizione preferita con lui e la tua posizione preferita con lei? Allora, la mia posizione preferita in realtà, avendo la grande possibilità di raggiungere 2 orgasmi, io impazzisco nel venire prima vaginale e poi subito dopo avere un orgasmo anale. Quindi qualsiasi posizione riesca a fare... Non ti fa differenza? No, cioè nel senso, dietro è un po' più facile, cioè nel senso... Appena vengo, certo, a livello vaginale... Quella che non ti piace? Ma quella che non mi piace sono quelle tristi, cioè le classiche proprio tristi, stai là, cioè nel senso invece viva le mani, viva le possibilità, girarsi, l'inventare. Io non faccio mai ogni volta l'amore, anche se ho un compagno da X tempo, io non faccio mai l'amore nella stessa nello maniera. Stesso modo. Giorgia? Invece io ho capito che non è che ho una posizione preferita, cioè io ogni uomo... con cui sono stata avevo una posizione diversa con cui potevo venire, cioè un'unica posizione, non so se mi sono spiegata, cioè nel senso con un uomo venivo solo in un modo, con un altro uomo venivo solo in un altro modo. E però nella tua in assoluto?
perché preferisco? No, non esiste, perché dipende da con chi mi relaziono. Io penso che la donna a letto la fa l'uomo. Cioè, nel senso che l'uomo deve gestire la, la donna e le deve, la deve guidare, la deve, non so, portare, sì, in determinati posti. Quella che non ti piace? Quella che non mi piace sono quelle scomode in cui mi devo sforzare un po' troppo, faticose. Chiara? Che anche io, come Giorgio, non ho una posizione preferita, nel senso che alla fine è vero, cioè, come si dice, strada facendo, uno... Vedrà. Sì, sì. Esatto. Però... Anche per te dipende dalla tua compagna? No, cioè, dipende... Dipende dalla situazione, no? Alla fine è uno quello che ricerca. No, per Giorgia dipende dal, dal ah, suo... Ah, no, 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 non dipende. Dal non, suo amante, dipende, dice, è l'uomo che mi deve portare. Per te invece la tua compagna, la tua fidanzata o amante che ti deve portare oppure... No, si va insieme, cioè si va assolutamente insieme. Anzi, la cosa fondamentale penso che sia trovare quella sincronia, quella sintonia anche che ti permette di arrivare a questo, quest'utopia lesbica, il sacro graal che è la fusione totale, quindi insomma ognuna poi lo raggiunge con una diversa posizione, un diverso atteggiamento. Ci sarà un incastro che preferisci? Ecco, a me un incastro che mi piace c'è, cioè, però non so come si chiama, sono un po' in... Sforbiciata, mi hanno detto le mie amiche lesbiche. Allora, che no, si ma chiama. non è proprio la sforbiciata, perché la sforbiciata è così, invece dico una sforbiciata in cui tipo io sto sotto e lei sta sopra, quindi non so come si chiama. A compasso. A compasso. Ok. Compasso, a compasso. Bello. Sì, compasso, perché è bello, ti dà la sensazione della... Com'è il compasso? Allora, te stai sotto, cioè tipo io sto sotto con una gamba sopra, come quando fai la ceretta dall'estetista, no? Ok. E lei... Lei è sopra, anche tipo... A compasso staccato. Dall'altra parte. A compasso dall'altra parte, che detto così sembra complicato, scomodissimo, eccetera, però non lo è, se una è mediamente giovane e atletica ce la può fare e permette di avere un contatto molto intimo, molto ravvicinato, che non è solamente dolce come si potrebbe credere, ma è anche passionale, molto di scambio. Strong. Sì. Credo che sulla forbice e sforbice anche Ambra abbia una preferenza in tal senso. Sì, sì, io sono una grande appassionata delle posizioni invece, cioè in questo caso un po' da stretching, perché no, perché se riesco a provare un po' di dolore, non là, però magari su quanto riguarda lo spostarmi una gamba, mi piace, però... Io divido le posizioni a seconda della tipologia di orgasmo che voglio provare in quel momento. Quindi ho la... che non è proprio una forbicia, sì, è tipo forbice, cioè ho una gamba sotto in mezzo alle gambe di lui e l'altra gamba appoggiata sulla spalla di lui. Ok. Ok. Ah, di tre quarti? Sì, di tre quarti. No, questa posizione fa chiudere le gambe, però mi fa... Per l'orgasmo vaginale è fantastica, perché arriva fino in fondo. Forse stringendo dove stimola anche il clitoride nella parte superiore? No, Consuelo dice, no, fa sì con la testa. No, no, io ascolto con molto interesse queste variazioni sul tema, quindi sì. Poi quando arriva il mio turno dico la mia. Dicilo tu. E, no, e poi lui rimane molto, cioè da questa parte, per cui... Come anche le mani libere. Esatto, mani libere e tutto. Ah, certo. Mentre per l'orgasmo clitorideo voto la cavallerizza, quindi mi piace dominare, e però con una grande passionalità anche da parte sua, cioè lui deve essere coinvolto, deve, diciamo, certo, partecipare alla, al lancio. Invece in piedi, se non sbaglio, Teresa... Allora, Teresa e Roberta, perché qua c'è uno scambio, ecco, di in piedi. No, io ho questa predisposizione. Prendete, Elena, appunti, ovviamente, perché qua insomma non capita tutti i giorni di sentire così tante donne e uomini che raccontano le posizioni, a parte quelle canoniche. Io ho questa predisposizione a volermi vedere dall'esterno, un po' come se fossi la regista di me stessa. Però poi in verità questa roba qua si deve scontrare con un'innata pigrizia, per cui mi piacerebbe anche fare delle posizioni più non da Kama Sutra, ma magari diverse. Poi di base mi ritrovo sempre a fare più o meno le stesse. Una posizione che mi piace particolarmente è quella in piedi, magari appoggiata a qualcosa e lui dietro, oppure io coricata, per esempio, sul tavolo e lui davanti.
Ah, io pensavo in piedi a muro, insomma. Anche a muro, anche no, anche allo specchio no. Poi lo specchio è freddo. Però un attimo, appoggiata a una parete, sì, magari... A chi piace essere sostenuta dall'uomo contro il muro? È incompatibile. Però ti sarebbe piaciuto? Sì, però io sento tutte queste cose fantastiche. Io sono più terra-terra, cioè a me piace proprio l'atto sessuale... un po' brutaletto, senza tanti stretching, cose, proprio sbattuta sul letto, naturalmente da uno che sa suonare bene, però senza tante, cioè un po' all'antica, ecco, io sono all'antica, però mi piace stare più sopra ultimamente, forse la scoliosi. Sai, con gli anni uno si adegua, come dice giustamente Chicca, poi con gli anni uno si adegua un po'. Prima era più... Poi non mi piacciono i nomi, questa cosa della pecorina la trovo atroce. Allora cacio e pepe, facciamo un cacio e pepe. Bella! Perché è ruspando. Lo trovo orrendo questa cosa della pecorina. Serena, la tua? A me piace essere dominata nell'atto sessuale. Per e cui quindi la posizione qualsiasi principe? Qualsiasi posizione che consenta la dominazione da parte dell'uomo, quindi tendenzialmente alle spalle, meglio se con delle paroline sussurrate all'orecchio. Quindi vuoi la testa qua? Sì, non necessariamente, può essere anche la testa lì. Comunque una dominazione è meglio se è da dietro. Consuelo, che prima dicevi quando tocca a me, vi dico... Beh, allora, io non ho una posizione preferita. Diciamo che chi mi conosce sa che se c'è fretta e vuole farmi venire prima, si mette da terga e io la prendo con quel termine che a lei non piace. A cacio e pepe. A cacio e pepe. Va bene. Che poi ci sono delle variazioni anche su quello. C'è l'uomo inginocchiato con gambe parallele, divaricato e leggermente sopra. Completamente sopra con il pene che sta dritto verso il basso, sì, diciamo, però adesso senza entrare nelle questioni, cioè, a ranocchio? A ranocchio sì, ma ogni tanto ho dei problemi alle anche, per cui rimango bloccato e succede dopo che poi non posso ripetermi in effetti speciali, ma al di là di questo diciamo che tendenzialmente la posizione secondo me è più appagante. Per te? Per me, ma perché per me è importante anche sapere che per la donna lo è, altrimenti non mi piace essere un solista. Devo sapere che c'è una compartecipazione anche dall'altra parte. E ho visto che piace moltissimo la posizione sopra, cioè nel senso io sto sotto e la donna sta sopra e poi la faccio girare, perché è necessario che ci siano le due componenti. Io devo vedere tutto e devo avere anche spesso e volentieri uno specchio, perché voglio che si veda. Io voglio vedere quello che faccio e voglio che la donna che sta con me veda e sappia che io sto vedendo e che lei sta vedendo. Senti, posso chiederti che lavoro fai? Perché sono l'altra volta chirurgo non lo implantologo. Chirurgo, abbiamo un chirurgo. E quindi, dicevo, la posizione fondamentale per me è questa, cioè quella di... Quella che non ti piace invece? Diciamo che non mi piacerebbe l'addominale, che sarebbe quella del missionario, perché mi evoca necessariamente delle situazioni procreative, ma ho visto che spesso la introduco all'interno del gioco, perché comunque fa parte del mio feedback, del mio background culturale, quindi necessariamente la devo inserire. Tyler? La tua posizione preferita? Forse quella che io chiamo tantrica, nel senso che io a gambe incrociate, lei a gambe incrociate sopra di me, in questa maniera riusciamo a vederci. E incrociate nel senso che lei ti cinge con le gambe? Sì, lei è praticamente seduta sul mio bacino e ha le sue gambe che mi avvolgono la bassa schiena, insomma, la zona lombare. E tu la tieni? E io la tengo da dietro, sì, comunque se lei è appoggiata su di me... Non è che cade, insomma. Sulle posizioni dell'amore e variazioni sul tema abbiamo sentito Gianni Boncompagni. Dunque, le posizioni sono svariate, non è che ce n'è una sola solita. Io uso varie posizioni, cioè volte alternative, dipende, non lunedì, martedì, non così preciso, però insomma dipende dall'umore, anche dalla persona, dalla partner, che tipo è. Allora, quella più comune tra le strane è quella del legionario. Voi vi domanderete com'è la posizione legionaria: è la donna sotto e l'uomo sopra. Questa qui è la posizione che
ha quel che di, insomma, diciamo, di inedito, direi, è abbastanza interessante. Però non è che si usa sempre questo. Un'altra molto, molto, come dire, eccitante, se possiamo dire, si chiama la posizione del mendicante. Ora voi vi domanderete che cos'è. Il mendicante è così, l'uomo sta sopra, vi faccio vedere, l'uomo sta sopra e la donna sta sotto. La donna sta con la faccia in su, cioè naturalmente non supina, cioè, capito, insomma, sdraiata, e l'uomo sopra così. Questa è del mendicante, anche questo si usa spesso e volentieri. La domenica si usa, però è molto scaduta, negli ultimi tempi è scaduta, del progressista, c'è la posizione del progressista. Non è conosciuta, però insomma ve la dico com'è, magari sarà imbarazzante per me, però insomma è così. E la donna in questo caso qui sta sotto e l'uomo sta sopra, ecco qua, così, più o meno, grosso modo, diciamo così, diciamo questa è la donna e l'uomo, questo è l'uomo, e stanno così, questa è il progressista. Mentre quella più rara, perché è faticosa, diciamo la verità, ve la dico, perché tanto si fa proprio quando uno, spesso quando ha sbevucchiato un po', ecco, allora insomma così ha un po' più di energia, è meno inibito, ecco, più disinibito, ed è quella dell'astronomo. La posizione dell'astronomo è così, ve lo dico, tanto siamo in una televisione libera, non è che vi impressionate, è una cosa così, insomma, siamo qua per questo, dobbiamo parlare delle posizioni, tanto vale che le diciamo. Allora, la posizione dell'astronomo è questa qua. Allora, la donna sta in una posizione, voi direte che è abbastanza comune, però sta, diciamo, così, con la faccia all'insù, nuda, perché è nuda, perché vestita è complicata, e l'uomo sopra, l'uomo sopra, però con la faccia in giù, così, la posizione questa qua, dell'astronomo, non si usa mai perché è complicatissimo. Queste sono le posizioni che in genere si usano. Ora io non è che va a cambio, in genere faccio sempre il legionario, che è più semplice, normale, la donna sotto e l'uomo sopra. Le altre le faccio, ma insomma con difficoltà, ecco. Io ho detto tutto quello che sapevo, non posso dire altro perché non ne ho altra. Sì, ce n'è un'altra, quella dell'odontoiatra, ma è troppo, oserei dire scabrosa, non la dico. Odontoiatra, legionario, astronomo, grazie anche a Gianni Boncompagni. Allora, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità con una domanda. Gli uomini hanno un punto G? Subito dopo continueremo a parlare delle posizioni dell'amore, anche delle vostre preferite, perché da casa state scrivendo attraverso il nostro sito www.lamaleducazione.la7d.it, sia sulla bacheca, sia su Twitter, ma anche su Facebook. Ci vediamo tra pochissimo qui. Bentornati alla Maleducazione, posizioni dell'amore, orgasmo. Allora, dalla rete arriva un messaggio un po' univoco per tutti. Belle le posizioni, l'importante è cambiarle e scoprire quella che ci piace di più attraverso l'esperienza. Alcune nuove ce le hanno citate, un'amica ha scritto: mi piace quella, sì, da dietro, però sdraiata con lui sopra, in modo che io sto un po' accucciata e non devo praticamente muovermi. Evidentemente una cosa che può piacere a Giorgia perché è molto comoda. E invece qualche altra fanciulla ci ha suggerito le posizioni a cucchiaio, quindi messe di lato, perché sia nell'amplesso normale ma anche quando si è in gravidanza, è una posizione che piace molto alle donne perché è molto comoda e molto rilassante. Ci eravamo lasciati con una domanda: gli uomini ce l'hanno un punto G, una roba che assomiglia al nostro punto G? Giorgio? Ce l'avrò pure, però. Te lo faccio scoprire io, Giorgio. Amore. Ce l'avrai pure? Ce l'avrò pure, sicuramente. Dove potresti indicarcelo? Sulla base? Sulla punta? Dovrebbe essere, secondo me,
dopo i testicoli, fra i testicoli e l'imbocco del sedere, dell'ano, diciamo. Che infatti è esattamente lì. Io si chiama punto L, si chiama punto L, la zona della radice del pene, quindi fra i testicoli e il perineo, che si trova nell'addome maschile in prossimità della prostata. Esiste questo punto L in quella zona lì? Io ritengo che quel punto è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. È un punto dove, stimolati, noi uomini tendiamo a ritardare l'eiaculazione, non ad aumentare l'eccitazione. Quindi quel punto invece... Sì, la zona perineale, lì passano tra l'altro vasi sanguigni, passano nervi, quindi nel momento in cui noi tendiamo a bloccare, non per niente esistono per esempio degli anelli da pene che servono sia a stringere alla base sia del pene che dei testicoli, in modo da ritardare l'eiaculazione. Quindi non il credo vostro punto L è ritardante, però. Il nostro punto G invece dovrebbe essere questo fatidico, punto G dovrebbe essere il massimo del piacere. Io non credo che l'uomo abbia piacere. Un punto, diciamo delle zone che possono anche variare, ma non esiste un punto vero e proprio, perché l'uomo tendenzialmente non ha, diciamo, se noi assimiliamo il pene cosa al clitoride... Cosa devono fare le donne per andare a colpo sicuro su di voi? Conquistarci mentalmente. Con l'ipnosi? Sì, assolutamente sì. Con l'ipnosi, che è esattamente il contrario, credo, di quello che pensiamo un po' tutte, visto che mi sembra di capire da questa puntata che ognuna pensa che l'uomo sia più idraulico, invece la donna più mentale, ma Consuelo ci sfati no, questo non è mito. Che lo sfato, questo è il mio modo di vedere, assolutamente. Tyler, tu hai un punto preferito? Il tuo punto L? I capezzoli e l'interno coscia. E secondo me la donna non deve ipnotizzare l'uomo, ma l'importante è che la donna possa far sentire l'uomo come il numero uno in assoluto per quello che lui è in quel momento. Nel senso che se l'uomo è molto magro, lei dovrebbe dire: guarda, hai una magrezza bellissima, e le tue ossa mi fanno impazzire. Se è molto grasso dovrebbe dire: ah, ma questa pancia veramente è la pancia più bella che io abbia mai incontrato. Cioè, mentire, insomma, spudoratamente. No, lo so, però sentire... No, se veramente, se l'uomo sente che ha l'esclusività del momento e della situazione e lui è l'unico, irripetibile, e veramente lei vuole solo te, allora t'ha conquistato. Almeno nel mio caso è così. Roberto, sì, con la testa. No, è molto vero. Cioè, per gli uomini, nella parte, diciamo, in cui uno deve essere molto eccitato, arrivare a un livello alto di eccitazione, conta moltissimo essere stimati. Cioè, uno lo pensa al contrario delle donne, non è così. Secondo me gli uomini in questo sono molto più vanitosi. E ha una grande influenza su la complessività. Beatrice? Punto LG trattenuto, esploso. Beh, se uno si mettesse lì a cercare vari punti generici del corpo maschile, forse troverebbe qualcosa tipo il frenulo, che magari si è stimolato con la punta della lingua da... mi sembra di aver percepito nel tempo, mi sembra di aver capito che funzioni molto bene. Certo, i maschietti hanno la vita più facile, secondo me. Ma tu hai trovato un uomo che si sia prodigato per te? Sì, nel bene e nel male. Ho trovato chi si metteva lì alla ricerca del mio orgasmo, sperando di farmi provare piacere, e chi una volta soltanto ovviamente, ho trovato quello che è stato soprannominato da tutte noi amiche il rappresentante, colui che alla prima sera si è sentito in dovere di mostrarmi tutto ciò che sapeva fare, cambiando posizioni all'incirca ogni 2, 3, 4 colpetti, perché lui evidentemente le 99 fatidiche posizioni del libro le conosceva tutte, una noia. Era una partita di twist. Era terribile, è stata una delle esperienze più noiose della mia vita, ma io l'ho fatto finire proprio forse per poterne raccontare in futuro, perché ho detto no, non mi succederà mai quindi più una cosa così. Dalla parte web della maleducazione arriva il messaggio: variamo perché è bello, non però insieme. Variamo. Non cioè, facciamo un percorso, ecco, non variamo tutto durante la stessa cosa, perché poi, come dire, no? Non è una lezione di ginnastica, no. Giustamente. Ho spinto i cuscini di lato e mi sono messa pancia in giù. I piedi penzolavano dal fondo del letto, gli alluci aggrappati come uncini al bordo. È così che faccio sesso. Con la mano sopra la camicia di cotone ho messo due dita sul clitoride e ho cominciato. Devo sempre toccarmi con la camicia da notte o con un paio di mutandine addosso. Mi domando se dipenda dal fatto che così la frizione è maggiore. In parte sicuramente il motivo è questo, ma c'è dell'altro. Forse l'eccitazione provata la prima volta che mi sono accarezzata la bambina.
La masturbazione nel rapporto, nella posizione dell'amore, è necessaria, imprescindibile oppure no? Deborah? Per alcune posizioni sì. Per come sono fatta io, sì, se ti aiuti con le mani è sicuramente più intenso il piacere. Per esempio io appoggio molto la mozione stesa sulla pancia, con le mani magari sotto ad accarezzarti e lui da dietro che ti prende. Comunque la mia posizione preferita è il cunnilingus. Quindi, sì, per questo mi trovo vicina a Roberto, cioè non è sempre necessaria la penetrazione, mentre il sesso orale per me è imprescindibile. Assolutamente imprescindibile. Sì. Chiara, mi viene subito da venire dalle tue parti. L'aiuto masturbatorio è imprescindibile per te oppure anche no? Beh, sì, è imprescindibile, data la mia pratica femminile, sì, però anche io sono una favoritrice dell'uso delle mutandine, perché senza sì. è troppo forte quasi, soprattutto se vai alla radice del clitoride, diventa troppo forte e non è nemmeno più piacevole, e quindi è meglio avere qualcosa nel mezzo, poi quindi diamo una ragione di esistere anche alla biancheria. Diamo una ragione di esistere alla biancheria. Sì. Allora, le nostre striscioline, come sempre, sono andate in giro per l'Italia a raccogliere di persone i vostri pensieri stupendi. Così, una battuta al volo e poi vediamo un'anticipazione della prossima puntata. Ragazze, cosa avete scoperto in giro per l'Italia? Allora, beh, io posso dire che gli italiani sono dei grandi appassionati della posizione del gatto. Cioè, io la chiamo così perché non amo neppure io definirla nell'altro modo. Ma questa sera è stata chiamata anche la cacio e pepe. Insomma, da dietro, visti da dietro, ecco. Visti da dietro. Giulia? Io invece ho notato, peraltro non concordo perché io non l'amo particolarmente, comunque che sono grandi estimatori del 69. Del 69? Sì. Tantissime, soprattutto donne, hanno detto di apprezzarlo molto. Io non so come facciano, però. E Deborah? Noi fingiamo l'orgasmo. Le donne confessano sempre alla domanda: mai finto l'orgasmo? Che sì, sì, l'ho capitato. O per cortesia o per concludere velocemente un rapporto, si finge. Velocemente un rapporto. Allora, vediamo un'anticipazione di quello che sarà l'argomento della prossima settimana, vale a dire l'omosessualità. Sono molto sicuro della mia sessualità e l'ho anche provato a me stesso, sì. Sono sicuro di essere etero. Cos'è che hai provato a te stesso? Come hai fatto a provarlo? È successo qualcosa con un amico che era molto... siamo molto amici, siamo quasi fratelli. E eravamo un po' ubriachini, quindi è successa qualcosina. Mi sono praticamente reso conto di avere... Qualcosina? Di sapere di essere... Qualcosina? Che cosa è successo? Qualcosina, cioè... devo per forza... Beh, è meglio, dai. Qualcosina, è successo qualcosina a livello di petting e cose del genere. Senti, ti posso fare una domanda, visto comunque che mi dici che stai con una ragazza? Sì. Come vivi il sesso fra donne? Cos'è che c'è di particolare, di diverso rispetto, per esempio, al sesso con un uomo? Purtroppo non ho grande esperienza del sesso con un uomo, però posso dire che quello che io... sento, c'è molta, è molto intenso, c'è un'intensità del tocco, c'è una sensualità nella fisicità del ed è, sì, con una donna è più dolce, cioè, può essere anche meno dolce, però di base sono due, come dire, sono due sensualità più morbide che si incontrano rispetto a una molto tonica. Credo anche fisicamente, l'uomo è più muscoloso, ma c'è qualcosa di diverso. Tra voi fate dei giochi di ruolo? Fingete per esempio di essere una casalinga? Sì, me ne racconti? Sì. Uno? No, beh, sono vari. Per esempio, spesso io faccio finta di essere un mio amico che si chiama Gianluca, che lei ogni tanto ha detto che le piace. E... tu fai finta di essere Gianluca, lei arriva, sì, non so se abitate insieme. La bisessualità non è sempre così chiara. Cioè, no, voglio dire, l'omosessualità non è sempre così chiara, quindi spesso una persona crede di essere omosessuale o crede di essere bisessuale, ma in realtà non è sempre così chiara la strada da prendere, giusto? Quindi se una coppia è lesbica, fino a prova contraria, ha della preferenza verso la donna, no? Quindi io preferisco tendenzialmente le donne, ma questo non vuol dire che non possa essere attratto da un uomo, giusto? Anche se può essere un caso isolato.
Omosessualità, questo è l'appuntamento per la prossima settimana con la Maleducazione. Voi continuate a seguirci sia il martedì sera qui in studio, ma anche tutti gli altri giorni con la Striscia Quotidiana, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il lunedì. La nostra bacheca pensieri stupendi è sempre accesa sul nostro sito www.lamaleducazione.la7d.it. Il nostro Facebook e Twitter sono pronti ad accogliere le vostre curiosità e i vostri racconti. Noi vogliamo sempre ricordarvi di utilizzare il preservativo, ma questa sera non ve lo voglio dire io, ma ve lo vuole dire Roberta. Sì, volevo dire che guardate i miei film, noi non abbiamo il preservativo perché facciamo le analisi, quindi siamo ben controllati, ma voi che li guardate usate il preservativo perché è meglio. Perché è meglio. Buonanotte a tutti, grazie.